Ne facemmo colazione qui. Dopo la colazione, vennero i seminaristi a prenderlo, per farlo distrarre un po', perché sapevano che era preoccupato con tutti i problemi che c'erano. E se ne andarono insieme al mare. Ricordo che fu Madre Teresa che mi chiamò per telefono e mi disse che l'appuntamento con il dottore era per le 4. Io andai a prendere Monsignore in macchina alle 3:30. Mi ricordo che lo vedevo molto stanco e gli dissi: Monsignore, avete bisogno di riposo, siete troppo stanco. Lui si fece una risata e mi disse: il cuore fra una pulsazione e l'altra si riposa, e più ne ha più si riposa. Erano le 6:25 del pomeriggio. Stava diventando buio e il sole stava tramontando quando iniziò la messa. Lui era qui. Stava celebrando la messa. Qui diceva l'omelia con il viso rivolto all'esterno. C'era una macchina fuori che senza dubbio era lì per qualche motivo. Monsignore terminò la sua omelia tranquillamente e si spostò nella parte centrale dell'altare per iniziare l'offertorio. Stese qui il corporale. Questo si chiama corporale. E appena si trovò al centro dell'altare, proprio al centro, si sentì uno sparo. Si sentì così forte perché Monsignore era vicino al microfono. Sembrava lo scoppio di una bomba. Monsignor Romero cadde. Sicuramente per istinto di conservazione, sentendo l'impatto del proiettile, afferrò il telo e tutte le ostie si sparsero qui sull'altare. Io stavo nel secondo banco e corsi ad aiutarlo, ma vidi che era impossibile perché l'emorragia era così forte. Il sangue gli usciva dalla bocca, dagli orecchi, dalle narici. Non potevo fare nulla. La mia prima reazione non fu di paura, ma di rabbia. E guardai fuori per vedere chi erano quelli che lo avevano ucciso. Mi chiama mia figlia e mi dice: papà, papà, all'ospedale, all'ospedalito. Chiamo l'ospedalito per sapere che cosa era successo. E ci siamo, lo hanno ucciso. Il povero falegname che era con me rimase di stucco. Io corsi a prendere la macchina e raggiunsi la mia famiglia. Tutti piangevano, una cosa tremenda, non volevamo crederci.